Ragazzi, quest'oggi ci distruggeremo il cervello per l'ultima volta, ve lo prometto. Impossibile. Bella ragazzi, sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi ragazzi di nuovo su questo cazzo di gioco ignorante, su Troll Face Quest TV Show ragazzi, con il quarto episodio su questo gioco che oggi ragazzi dovremmo finirlo. Quindi tranquilli, i vostri neuroni sono finalmente salvi. Abbiamo il livello extra, il livello di Games of Thrones e ragazzi il livello di The Walking Dead. Di tutte le versioni di Troll Face Quest penso che questa sia stata una di quelle che ha fatto bestemmiare più di qualsiasi altra cosa, dei livelli ragazzi che erano fottutamente quasi impossibili. Innanzitutto, prima di cominciare, visto che abbiamo anche il paleterno, quindi è un episodio d'elite, anche quest'oggi vi invito a lasciarmi un bel pollicione su ragazzi, un bel mi piace, che anche quest'oggi ragazzi non deve essere messo in modo normale. Dovete riuscire a tenere fermo lo smartphone sotto al braccio ragazzi a questa altezza, dopodiché dovete riuscire a mettere mi piace con il naso ragazzi. È veramente molto difficile questa like challenge, solo i più hacker ragazzi ci riusciranno, ma nel caso doveste farcela commentatemi qua sotto con scritto uova di Natale ragazzi. L'uova di Natale famosissimo, chi ragazzi a Natale non regala le uova e fa l'albero di Pasqua. Ragazzi, ma basta cagate, cominciamo subito, veramente non vedo l'ora di cominciare sti livelli, guarda, proprio non aspettavo altro dalla mia vita. Come prima cosa ragazzi dobbiamo andare al Trollis perché dobbiamo prendere la spada ragazzi, la spada che non avevo visto, si è stata in tantissima segnalarmela, vi ringrazio perché seriamente io non l'ho visto, ero talmente preso dall'ignoranza di questo livello, ecco appunto, che non mi ricordo, vi ho detto che la spada, eccola qui appunto ragazzi, non l'avevo minimamente vista. Non so cosa faccia riferimento questo livello, comunque ragazzi tendenzialmente non voglio neanche saperlo, va bene. Brutta troia. Primo livello ragazzi, cominciamo con i livelli extra. I livelli extra, non so quanti livelli extra ci siano. Secondo me o uno, due o tre, non ne ho idea ragazzi. Cosa devo fare? Devo premere sulla moto, sul tipo? Evidentemente no ragazzi. Se premo, punto, parte via come un deficiente, va bene. Le cose ragazzi che ho imparato ormai su questo gioco sono due: o clicchiamo come dei dannati, o teniamo premuto. In questo caso tenere premuto funziona. Ok, poi cosa devo fare? Ragazzi, non ho capito perché ho perso comunque. Che cazzo devo premere? Perché si mette a ridere sto coglione? Ma non si spaccherà la testa prima o poi, così insomma la facciamo finita. Niente da fare, ragazzi. Questo imbecille, lo so, si vede che è proprio sadico, non capisce la minchia. Devo tenere premuto qua sopra, forse. Doppio tasto, ragazzuoli, vediamo un attimo se sto coglione la smette di spaccarsi per terra. Evidentemente no. Comunque, vediamo un attimo, ragazzi, se fa qualcosa. Se faccio così, tipo. Cosa cazzo è, ragazzi? Cos'è? Ragazzi, cos'è? Diavolo, ho appena visto. Comunque, ragazzi, livello superato. Non ci ho capito un cazzo. Non ho... Perché? Comunque, ragazzi, vi giuro, non me l'ho neanche accorto che sembrasse una faccia. Allora, ragazzi, non ha un cazzo di senso. Siamo stati teletrasportati in chissà quale mondo degli stupefacenti, dove le montagne hanno la bocca. Che poi non è una bocca, ma è una grotta. Ma va bene così. Lasciamo perdere. Passiamo al prossimo livello. Che tra l'altro, ragazzi, non c'è. Pensavo, vi giuro, se ne fossero di più. Non ce ne sono più, ragazzi, dei livelli extra. Allora, a questo punto, spero che ce ne sia qualcuno in più. In The Trolling Dead c'è un tipo con una mazza, ragazzuoli, e un paio di gente pronta a ricevere una mazzata, probabilmente. Non lo so, ma se premo sul tipo. Guarda che bitter to fishing. Ok, non sono finiti bene, questo ragazzi è poco ma sicuro. Non è che devo trascinare o tenere premuto. Ah, appena mollo questo ammazza la gente, va bene. Non dobbiamo tenere premuto, questo è poco ma sicuro. Non so, trasciniamo. Che cazzo è quella sorta? Cos'è una pignatta? Dai, ma cos'è? Cos'è sta roba, raga? Ma che cazzo di livello? SOS cervello è questo? Cos'è minchia, Ragazzi, niente, c'è solo un livello per ogni livello speciale, diciamo. Questo gioco mi ha trollato due volte, vi giuro, pensavo ci fossero molti più livelli per, diciamo, stage, ma non è stato così. Ragazzuoli, come ultimo, che poi non era l'ultimo, ma l'ho messo per ultimo, abbiamo il troll di spade. Ragazzuoli, allora, a far così, no, arriva la corona in testa e quindi... No, ragazzi, abbiamo già perso, non ho capito un cazzo, comunque va bene. Allora, c'è da tirare qualcosa, facciamo andare sul troll di spade, poi... Ragazzi, c'è qualcosa che non torna, non ci sto capendo una minchia. Allora, se trascino non è che arriva qualcuno di qua, no. Se trascino così non fa nulla, ragazzuoli. Se faccio così, no, così cade sempre la corona. E così, secondo me, perdiamo, dico bene. Tipo, abilitiamo il doppio touch, fa qualcosa? No, poi salta sempre sopra, gli arriva la corona. Ok, il doppio touch non serve a un cazzo qua. Mi spiegate cosa devo fare? Non lo so, prendo un salame, caffetti un salame sul trono di spade, fa qualcosa di diverso, porca troia. Tenere premuto non funziona, trascinare non funziona. Così, fa qualcosa, non fa una minchia. Proviamo ragazzi con il pan. Ragazzi, ha funzionato il pan. Non è mai servito a niente, ma questa volta ragazzi è servito a qualcosa, non ci posso credere. E questo significa tagliare. Se tipo clicco, ok, perfetto. Ma che cazzo è, raga, sta roba? Cos'è sta roba? Cos'è?
Ragazzi, non voglio sapere il senso di tutto ciò, ma il troll di spade ha vinto tutto, ragazzi. Livello più bello di sempre, anche livello più non sessi in assoluto. Va bene, ragazzi, fermiamo, ragazzi, così anche Troll Face Quest TV Show, ragazzi. Il Troll Face Quest delle serie TV lo completiamo senza poche bestemmie. Speravo comunque ci fossero più livelli, sia per The Trolling Dead e sia per, ragazzi, il troll di spade. Ma vabbè, ragazzuoli, dato che i livelli sono stati abbastanza... Sì che non è buona. Io direi di scaricarci un altro Troll Face Quest che non ho ancora fatto. Poi cercare di peggiorare ancora di più la nostra situazione cerebrale, che non è delle migliori, ma... già che ci siamo. A few moments later. Ragazzuoli, questo è uno dei pochi Troll Face Quest che ancora non ho fatto. Troll Face Quest Sport. Quindi io direi di buttarci subitissimo a vedere com'è. E qua abbiamo un tipo, non lo so, probabilmente deve calciare la palla, dico bene? Cazzo ride la palla, cazzo di palla, smettila di ridere. Ragazzi, allora, non ci sto capendo una minchia. Se io, tipo, non è che devo trascinare qualcosa, arriva qualcuno? No, così non arriva nessuno. Trascino qua, non arriva nessuno. Cosa minchia devo fare, ragazzi? Ho fatto tutto, tenuto premuto. Non fa niente, ma fai qualcosa. Tira sta cazzo di palla. Cosa cazzo ho fatto, ragazzi? Perché è venuto lo scemo e l'ha calciato? Comunque ha fatto bene perché il tipo cominciava già a starmi sulle palle, ragazzi. Ah, cioè, mi stava più sulle palle la palla. Comunque, una palla che sta sulle palle, ragazzi, questa cosa non ha senso, ma andiamo avanti. E ricordo, uno stitico, ragazzi, che quando si sforza per andare in bagno. Dai, porca, dai, che ce la fai? Stai giù. Se uso il doppio touch, non fa un cazzo. Ragazzi, io non so che minchia devo fare, ma devo tenere premuto qua in cima, forse? Evidentemente sì. Ma non vale gonfiarsi con la pompetta. Cosa ha fatto, dai, ragazzi? Cos'è? Che senso ha sta roba? Terzo livello, ragazzi, siamo in un campo da calcio e non so perché la luna mi dice qualcosa. La luna mi dice... Infatti possiamo fare qualcosa con la luna. Sì, ragazzi, direi proprio che sia da calciare questo. È perfetto, questo, ragazzi, era facilissimo. Vai, far la cavallina. Voltai. C'hai lo sprint di mia nonna. Comunque va bene. Ragazzi, deve avere qualche problema sto tipo, eh. Ma deve avere qualche grosso problema. Perché tiri le testate contro la... Ma non ce la fa saltare, ragazzi. Che cazzo c'è qua in fondo? Cosa minchia l'ha fatta? Due kill. Perché c'è un muflone? Mi spiegate perché c'è un cazzo di muflone al posto della cavallina? Che senso ha sta roba? Perché? Perché devo fare sti finali? Devo cliccare per forza. Un muflone gli salta sopra. E termina il livello anche qua, ragazzi, con un livello di ignoranza veramente troppo elevato. Io non li devo fare sti giochi perché seriamente il cervello comincia a fumarmi, ragazzi. Mi va seriamente in pappa. Comunque, livello 4 superato. Ringraziamo la fatta Turchina, ragazzi, per averci permesso di superare questo livello regalandoci un fighissimo muflone. Ok, ragazzuoli, quinto livello. Intanto qua abbiamo una moneta. C'è uno che sta cercando di fare le trazioni, mi sembra. Qua cosa c'è? Perché gli deve mollare il carga? Ma perché? Andiamo al livello 6, ragazzuoli. Oh, meno male, questo si è spaccato una gamba finalmente. Comunque non volevo, e chiedo scusa. Dottore, io comunque do uno con una faccia così non ci andrei mai. Ditemi voi, ragazzi, andreste mai? Qua cosa c'è mia? Ah, la palla, ragazzi, ancora la palla. Tira un calcione la... Che trollone, che è il dottore, ragazzi. Che dottore trollone, va bene. Livello 6 superato, raga. Non mi spreco, ragazzi, non spreco manco più parole. Passiamo al prossimo livello che è meglio. Allora, ah, ragazzi, qua siamo alla fiamma olimpica, ok. Il fiammifero, ragazzi, non funziona. Allora, proviamo con l'accendino a vedere se fa qualcosa. Ma non so perché quella bocca sulle nuvole, ragazzi, mi dice qualcosa. Se quello qua non fa niente, ragazzi, lo proviamo sulla bocca là in... Ok, perfetto, ragazzi, fiamma accesa, si è carbonizzato anche il tipo, ma va bene. Livello superato e andiamo all'ottavo. Allora, qua abbiamo un tipo, ragazzi, e una racchetta da tennis. Allora, dobbiamo tirare le palle. Non so perché mi ricorda leggermente il diavolo sta persona, con le corna, qualcosa del genere. Non ne ho idea, proviamo a trascinare come dei mentecatti a vedere se cambia qualcosa. Tenere premuto, succede qualcosa? No, neanche così. Mi sembra finora uno dei livelli più difficili. Che cazzo devo fare, ragazzi? Allora, se premiamo su... Ragazzi, vi giuro, non avevo mai provato a premere sulla testa. Perché c'è sempre quel tipo lì, ragazzi? Mi spiegate che senso ha quel tipo? C'è sempre. Comunque, lasciamolo perdere, ragazzi. Livello 9, siamo ancora in un campo da calcio. No, non è da calcio, ragazzi, è un campo da hockey. Hockey su terra, praticamente. Ma sappiamo sul tipo, ragazzi, muove le gambe come uno che ha le formiche su per i pantaloni. E qua c'è una moneta, ragazzi. Innanzitutto, qua se trascino non fa niente, ragazzuoli. Se trascino qua, non è che deve arrivare qualcuno. No, non fa niente, ragazzi. Proviamo a cliccare random un po' ovunque. Ragazzi, si superano i livelli così a caso. Livello 9 completato. Minchia, stiamo andando, ragazzi, veramente a razzo. E c'è da dire, raga, comunque, dopo aver fatto il troll di spade,
Trolling Troll, che era poi Breaking Bad, e raga, The Trolling Dead, avevano raggiunto un livello di proagine che veramente la stessa pro è stata cambiare iniziali perché si vergogna. Ragazzi, io direi che posso terminare qui anche questo episodio di Troll Face Quest. Abbiamo finito, ragazzi, la serie TV ho dovuto allungare, ragazzi, per forza, questo Troll Face Quest Sport, dato che non sapevo fossero livelli singoli. Io, ragazzi, comunque spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, di lasciarmi un bel mi piace e un commentino, iscrivetevi al canale se volete, trovate Facebook e Instagram in descrizione nei commenti, come al solito, ragazzi. E che dire, questo non sarà l'unico video del giorno, vi ricordo che alle 19 uscirà un video di Next, quindi ragazzi non perdetevelo. E che dire, ragazzi, qui da Flame, dal Padre Eterno e dal Troll Face Quest TV Show, finalmente terminato, è tutto bene, raga. Mi chiamo Tejota, he vuelto a mi ciudad, como se nota que aquí faltaba ya. Casi que no reconozco al barrio, ha matado a mi madre, balaste el adversario. Voy a vengarla con los Grove Streets, desde Rider, Big Smoke hasta Sweet. Cárgame mi M16, voy a matar a todo el que se cruce como lo ve.